traffico intenso, ingorghi e lunghe attese al semaforo. La sperimentazione della chiusura del lungomare San Marco di Agropoli ha subito sollevato il problema che tutti avevano preannunciato. Lo stesso sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, aveva già ravvisato la problematica reale della viabilità alternativa nel capoluogo cilentano, ovvero l'attesa al semaforo di via Padre Giacomo Selvi, che a suo dire sarebbe di 5 minuti per gli automobilisti in entrambe le direzioni di marcia. L'alternativa potrebbe essere eliminare il semaforo e optare per il senso unico. Ma l'ultima parola l'avrà il primo cittadino che ha già annunciato il prosieguo della sperimentazione. Innanzitutto l'orario. Abbiamo deciso di chiudere alle 8, poi abbiamo chiuso realmente alle 8:20, ma credo che l'orario sia sbagliato. Ci siamo resi conto che alle 8:20 ancora c'è gente che lascia le spiagge e quindi la chiusura determina un affollamento inutile che si può evitare magari posticipando l'orario di apertura per di chiusura per le 21. Quindi la prima considerazione è questa. Poi abbiamo osservato, con particolare riferimento al traffico e con particolare riferimento al sottopasso che si è caricato del traffico che non poteva più passare dal lungomare, che tra le 9 e le 10 c'è stato un po' di affollamento, ma neanche eccessivo, insomma, non si è creato quel disastro annunciato che qualcuno sperava, né tantomeno le code sono state chilometriche, come qualcuno pure aveva annunciato. L'attesa è stata non più di 6-7 minuti all'altezza del sottopasso, però in quell'ora c'è stata una buona confusione che si è determinata per effetto del grande traffico, anche probabilmente dall'impreparazione di molti turisti o automobilisti che magari non erano stati informati della chiusura. Questo si può migliorare certamente, si deve migliorare se si immagina una chiusura stabile, quindi lì vanno presi dei provvedimenti. In particolare nei vicoli qualcosa che ci è sfuggito, in qualche punto addirittura le macchine sono riuscite a inserirsi per tornare proprio sul lungomare, questa è una cosa da evitare certamente. Dalle 10 in poi il traffico si è regolarizzato e quindi le cose sono normalizzate, e quindi di lì in poi non ci sono stati più problemi. Una considerazione certamente legata anche alle presenze: non c'è stata moltissima gente sul lungomare, ma questo sia anche normale, essendo la prima serata. Una campagna stampa negativa ha anche scoraggiato qualcuno a venire, ma io penso invece che la passeggiata era una bella passeggiata. Poi naturalmente le attività commerciali non hanno prodotto né previsto servizi particolari, atteso che era comunque una serata di prova, quindi sul numero delle persone io credo sia soltanto un fatto incidentale. La gente, se dovessimo decidere che funziona, il resto arriverà certamente nel tempo.